Ciao a tutti e benvenuti nella cucina di Parole Vellutate. Oggi prepareremo un pane senza glutine. Inizia tritando i semi di lino. Una volta tritati i semi di lino, mettili su una ciotolina e coprili d'acqua. Aspetta circa 10-15 minuti, fino a che non avranno completamente assorbito l'acqua. La consistenza dovrà risultare simile a quella di un gel. In una ciotola versa tutti gli ingredienti secchi, quindi gli amidi e le farine. Aggiungi ora il sale e il bicarbonato e l'aceto di mele. L'aceto, per la sua componente acida, serve ad attivare il bicarbonato. Ora aggiungi tutti gli ingredienti liquidi, quindi il gel di semi di lino, l'olio e l'acqua. Versa il composto liscio su una teglia da plum cake e inforna su un forno preriscaldato a 200 gradi per mezz'oretta circa. Una volta cotto, aspetta un pochettino che si raffreddi, altrimenti rischieremo di romperlo. Presentalo come preferisci, accompagnato a una salsa salata o ancora meglio una marmellata. È super versatile, sbizzarrisciti e buona merenda!